benvenuti in questa nuova puntata del Pistone Podcast. Qui con me ci sono Edo, Ganzo e il qui presente Rosso. E oggi, signori, siamo qui a fare un episodio un po' particolare. Lo diciamo sempre perché ormai fa parte della nostra bellissima introduzione. Ma questo episodio nacque tanto tempo fa da un ragionamento che fecimo insieme sull'intreccio tra la società e la nascita dei motori. Già partendo dai primi del Novecento. Fermiamo che non eravamo sobri durante questa discussione. Vabbè, tutti i nostri meeting si effettuano davanti a una birra. Infatti, è vero. Quindi, ragazzi, cioè, da tre birre non può che uscire qualcosa di propositivo. Ma infatti penso che si vedrà anche durante la puntata. Sì, assolutamente. E diciamo che questo episodio è difficile da spiegare, ma si spiega da solo. Attenzione, easter egg. Perché è difficile spiegare come funzioni l'intreccio tra la società e i motori. Però se noi adesso vi iniziamo a spiegare la storia e tutti gli intrecci che ci sono di mezzo, vedrete che capirete meglio che cosa vogliamo intendere. Quindi, bando alle ciance, direi di partire. Il nostro viaggio parte dal Novecento e arriva fino ai giorni nostri, parlando anche di futuro, perché no? E, partendo dal Novecento, come non citare la ormai famosa, bellissima, cioè, se non sapete che macchina è, dovete acculturarvi perché è lei quella che ha dato inizio a tutto. Ci parte dalla Ford Model T. Infatti, citiamo fin da subito il nostro caro Henry Ford, ovvero il padre della moderna automobile, che capì subito con una lungimiranza strabiliante quali fossero i pregi di questo macchinario e che doveva adattarlo in qualche modo alla società che c'era all'epoca. Quindi, come fare rendendolo economico e funzionale? E da questo ragionamento nacque la Model T, dando il via al fenomeno dell'auto per tutti e quindi di auto di massa. Essenzialmente ha inventato la catena di montaggio. Infatti la particolarità della Model T è il fatto che costasse veramente poco per l'epoca e questo costo si adattava molto alla società e alla vita che c'era negli Stati Uniti. Questo perché Henry Ford riuscì anche a inventare un sistema di produzione della macchina che era la catena di montaggio, che è arrivata fino ai giorni nostri, perché ad oggi, dalla Fiat fino ad arrivare alla Ferrari, usano la catena di montaggio evoluta, la massima potenza più moderna di oggi, però la usano quella. Infatti, grazie appunto a questa catena di montaggio, si riuscì a passare... Adesso è un prezzo ridicolo, oggi se pensiamo a quanto costino le macchine, scusate ma viene da ridere, da un prezzo iniziale di $850 fino a $260 per una Model T, che sono circa 3.000 euro di oggi, per darvi un'idea. E questo rese in tutto e per tutto l'auto un prodotto commerciale su larga scala, perché tutti, con un po' di risparmi, potevano accedervi. In Europa, però, la situazione è ben diversa. Infatti, l'industria automobilistica è già presente nell'ultimo decennio dell'Ottocento, però con modelli un po' particolari. La base di partenza era appunto quella delle carrozze, perché il tramite tra cavallo e auto era ciò che il cavallo trainava, ovvero le carrozze. Però non venne seguita l'idea di Ford di renderla accessibile a tutti, questa, chiamiamola, macchina, ecco. In quanto la macchina era considerata ed era vista come un oggetto di lusso per quelle poche persone d'élite che avevano fatto una fortuna, appunto, nell'Ottocento con la rivoluzione industriale. Esatto. Poi cosa succede? Andando avanti nella storia, scoppia la Prima Guerra Mondiale e qui in Europa... Yeah. E qui in Europa vediamo un'evoluzione addirittura del mercato dell'auto, perché le industrie ovviamente con la guerra in corso devono essere un attimo ripensate e vengono appunto ripensate per produrre veicoli da guerra in modo massiccio, quindi in grande quantità.
Finito poi il primo conflitto, tutta l'Europa si troverà in una situazione di povertà, quindi la società sarà veramente povera, e i mezzi a quattro ruote, quindi le auto di allora, sono considerati ancora uno strumento dei più ricchi. Però l'industria dell'automobile riuscirà comunque, anche se è un mercato elitario, a resistere anche alla crisi che ci fu tra il 29 e il 33. Arriviamo poi al secondo conflitto, quindi al periodo dell'Italia fascista e della Germania nazista, dove notiamo un'evoluzione ulteriore di questo mercato, in quanto la propaganda si allineerà più alle idee di Ford, quindi l'auto verrà trasformata in un prodotto necessario alle masse operaie. Quindi il tipico operaio che doveva svegliarsi tutte le mattine dalle 8 alle 5 andare a lavoro, gli viene mostrato che potrebbe avere bisogno di un veicolo accessibile a tutti, poco costoso, come appunto la macchina. Vengono quindi creati il maggiolino Volkswagen, che, piccolo excursus, è stato ideato da Ferdinand Porsche. E se la cosa vi è nuova, vuol dire che non avete ascoltato l'episodio. Maledetti! Quindi andate subito a fare ammenda, andate ad ascoltarlo. Vergognati. E in Italia invece nasce quella bellezza che è la Fiat 500 Topolino, che rimarrà in produzione anche dopo la guerra. Tra l'altro, collegamento così, c'è zio o zia Topolino, non mi ricordo, in Cars 2, della quale noi abbiamo parlato nello speciale Cars, tutte le auto, le curiosità dei tre film, quindi andatevi a recuperare anche quella puntata lì, se non l'avete ascoltata. Ecco, maledetti! E chiunque l'ascolti riceverà in regalo un set di pentole della De'Longhi insieme a un tostapane, che però tosta solo toast con un lato minore di un centimetro. Direi di procedere. Contentissimo. Finisce anche il secondo conflitto e vediamo quello che verrà poi ad essere l'ultima evoluzione del mercato dell'auto, nel senso che nei 20 anni che seguiranno la seconda guerra mondiale, l'auto diventa a tutti gli effetti uno stato symbol addirittura. E vediamo come vengono prodotte sia auto di massa, quindi seguendo il modello della seconda guerra mondiale, un'auto accessibile a tutti, che porterà appunto un'enorme rivoluzione sociale in relazione ai trasporti, al modo di viaggiare, e verranno prodotti anche in realtà modelli di gran classe, quindi accessibili solo a un'elite, diciamo, che appunto amava le belle auto costose. Detto ciò, si entra nel dopoguerra più lontano, diciamo, quindi negli anni 60, dove scoppia la terza... No, non è vero. E entrano invece, c'è un boom economico, soprattutto appunto in Europa, negli Stati Uniti, e entrano nuovi produttori, soprattutto quelli giapponesi, con auto diciamo modeste all'epoca, quindi di media-bassa fascia, però molto accessibili e comunque affidabili, diciamo, insomma, carine, insomma, le auto che la gente voleva, di cui aveva bisogno. Ci fu però poi la crisi del petrolio negli anni 70 e successivamente una crisi del mercato in generale che, diciamo, fece un po', fino ad arrivare ai giorni nostri, scendere l'industria dell'auto, tanto che quindi risultava essere in difficoltà, tanto che negli ultimi decenni, diciamo, ci sono state svariate operazioni di svariate nazioni per diciamo incentivare l'acquisto di nuove auto e anche addirittura di salvare grandissime aziende, come forse il caso più grosso è quello della Chrysler negli Stati Uniti, dove il governo americano sostanzialmente salvò l'azienda con una grandissima iniezione di liquidità, e questo vale per molte aziende, ma anche europei, insomma. E quindi questo dimostra l'importanza che l'industria delle auto ha nella società moderna e soprattutto nell'economia dei paesi produttori. Dopo questa immersione nella storia
dei primi anni dell'automobile che si intrinseca con la società, partiamo con una carrellata di date in cui sono successe cose molto buffe e divertenti che ci sembrava giusto ricordare. E partiamo subito col 1769, dove il primo lontanissimo antenato delle odierne auto, il cosiddetto carro di Cugnot, o Cugnot, famosissimo signore, cioè qua altro che Ferrari 458, cose simili, carro di Cugnot, azionato da un motore a vapore, fu in grado di muoversi per una decina di minuti, poi basta. Secondo voi perché? Perché si ruppe? Sì, ma in che modo si ruppe? Beh, dovete sapere che nonostante fosse lento come una lumaca, si schiantò contro un muro. Si può dire che la storia dell'automobile cominciò proprio col botto. Eh sì. Parlando di botti, poi passiamo al 1807, quando vediamo appunto la progettazione della prima auto con motore a combustione interna, quindi un sacco di botti, ad opera dello svizzero Derivatz. Nel 1839, uno scozzese, ovviamente, chi se no, ovviamente Robert Anderson, proprio lui, decise di costruire un'auto elettrica, ripeto, nel 1839, e dire che ancora oggi non si sono affermate. Nel 1867 invece abbiamo la prima gara di velocità tra due automobili, che era anche un periodo in cui le macchine andavano tanto piano, quindi secondo me, signori, qua dovevate tenervi il pomeriggio libero per vedere il risultato. Si tenne in Inghilterra tra Ashton Underlain e Old Trafford. Me la ricordo, l'ho vista in streaming quella. Infatti dicevo. Sì. Io Fast mi ricordo il pilota proprio nel passato, cioè la roba che quarto di miglio. Abbiamo detto che è già stata creata la prima auto a combustione interna, ma la prima auto che viene alimentata a benzina appare solo nel 1879, in quanto prima si utilizzava magari l'etanolo da fermentazione e quindi dai puro, un po' se ne bevevano, un po' lo mettevano nella macchina. Il problema è che però nel 1879 era leggermente un problema trovare un benzinaio aperto, quindi si faceva un po' fatica a far benzina. Però sei anni dopo, quindi nel 1885, venne costruita la prima pompa di benzina, così sei contento e puoi fare anche benzina. Ma giusto in tempo, insomma. Sì, infatti con calma si fa tutto e nello stesso anno, sempre nel 1885, George Cayley brevetta le cinture di sicurezza, poi che non vengano usate è un altro discorso, perché comunque, cioè, non è che una cosa si inventa e si usa subito, anche se ti può salvare la vita, cioè, ognuno poi c'ha i suoi tempi. Infatti sì. Ci vorrà un bel po' prima che comunque diventino obbligatorie o quantomeno entrino nella realtà di tutti i giorni sulle macchine, per dire, mo sì, dai, mettiamoci qualcosa che potrebbe salvarci la vita. Passiamo poi al 1894, dove vediamo l'ufficialità delle prime competizioni automobilistiche svolte. La prima gara verrà svolta tra Parigi e Rouen, perché va bene fare le gare legali ai 10 km all'ora alla Fast and Furious, ma mettiamoci anche un po' di legalità. E dopo la prima gara legale, nel 1902, vengono inventati i freni, perché giustamente una volta che poi la gente inizia a morire dici, cazzo, meglio frenare le macchine. Allora vengono inventati i freni a tamburo, che se fossero già esistiti anche ai tempi del carro di Cugnot, forse non saremmo andati a muro col primo prototipo di auto. Mi fa ridere perché immaginatevi in America con la Model T, che ormai ce l'avevano tutti perché costava 200 franchi, quindi c'è, cioè, comunque... Vabbè, ma qua siamo nel 1902. Vabbè, sì, insomma, cioè, avevano già delle macchine, ok? C'era l'evoluzione in corso, quindi comunque è ancora più grave la cosa. I freni erano quello che erano per parcheggiare, per andare dal dottore, zioca, gli proprio pum, andavi a muro così. Vabbè, per frenare la macchina. Beh, tanto dovevi andare già dal dottore, quindi insomma... Sì, infatti, sì, qui certo. Che sei lì... Vai al supermercato e parcheggi pam, nel reparto ortofrutticolo. Vabbè, comunque, Edoardo, cosa vuol dire che nel 1926 il primo auto con lo come giravano prima? Mettevano giù i piedi come i Flintstone? Non ne ho idea, l'ho messa lì ma non ne ho idea. Ma non è possibile. Allora, signori, qui io direi che la teniamo, perché comunque per il meme.
Ma nel nostro script che ha preparato Edoardo, sventure Edoardo, abbiamo che nel 1926 nasce la prima auto con lo sterzo. Qui sorge una domanda ai più attenti, immagino, forse anche a non i più attenti. Alle volpi proprio. Alle volpi. Allora, i casi sono due. O prima del 1926 non erano state inventate le curve, e quindi erano tutte dritte le strade, ma anche lì mi sembra... O se hanno inventato una macchina senza metterci dei freni, forse è possibile che hanno inventato delle strade dritte, non lo so. Oppure, non lo so, ci avevano delle pagaie per fare... No, tipo quando dovevano girare, aprivano la portiera, scendevano, allora, si fermavano senza avere i freni, quindi... Aspettavano che ci fosse un po' di aria contraria, non lo so, insomma, smettevi di dar gas, prima o poi ti fermi, devi calcolare tutto bene però. Scendi dalla macchina, giri le ruote a mano, proprio forzi i braccetti e poi gira, poi prima a rimettere i dritti dopo, quello è un altro discorso. Quindi questo punto non prendetelo come proprio precisazione storica, ve lo offriamo noi così per il meme, però passiamo direttamente all'anno dopo. No, l'anno dopo, qualche anno dopo, ecco. Sì, passiamo al 1935, dove per lo stesso metodo con cui è stata inventata il cinturone di sicurezza arrivano le frecce. Finalmente non è più un pericolo cercare di svoltare a sinistra, anche se, come ha già detto Rosso con le cinture di sicurezza, il fatto di utilizzarle è poi tutto un dire, perché come vediamo oggi non è così obbligatorio a quanto pare. Però già c'è 10 anni dopo lo sterzo inventare le frecce vuol dire che è già qualcosa. Cioè, erano già avanti. Ma sì, dai. Nel 1939 ci fu la prima auto con l'aria condizionata. Dire che io fino a 3 anni fa non ce l'avevo, mi sento... Però va bene così. Beh, o comunque adesso però qua vi sparo un easter egg. Voi lo sapete che su certe macchine che giravano ai tempi dei nostri genitori avevano la targhetta con scritto dietro aria condizionata, perché sì, era un vanto. Parliamo di tempi in cui era un vanto, eh. Sì. Cioè, tu avevi la tua bellissima Alfa Romeo con scritto dietro aria condizionata. Oh. Che lusso! Parlando. Cioè, Ferrari chi io? Ma smettetela, dai, citrulli. 1940, Alfa Romeo testa uno dei primi motori a iniezione elettronica, come sempre, pionieri! Pionieri! Questa non potevo che non metterla per te, Rosso, con l'Alfa. 8 anni dopo, 1948, abbiamo la prima auto con i freni a disco, che poi è tutto un dire, perché se la prima auto con i freni a disco è nata 70 anni fa e ancora 10 anni fa uscivano le macchine con i freni a tamburo, siamo a posto. E comunque il modello era una Chrysler Crown Imperial, una macchina di lusso, tanti soldi. Nel 1949... nacque la prima auto con cellula di sicurezza, e chi poteva essere se non una casa svedese a inventare quest'auto? Infatti fu non la Volvo ma la Saab, che entrò proprio in competizione con la Volvo, diciamo decretando una storica rivalità sull'auto più sicura che Volvo, diciamo, porta avanti ancora oggi. Saab è fallita, quindi ovviamente no. E quindi direi che abbiamo un vincitore. Perché ti spiego, erano troppo sicure e quindi, cioè, non sì, andavano... Voleva anche poi morire ogni tanto. Esatto, quindi non andavano bene, allora niente, fallita. Comunque, io direi che questo è il meme definitivo della puntata, perché nel 1951 nasce la prima auto con il servo sterzo. E a me fa ridere perché è un'auto americana e le auto americane per antonomasia non girano. Quindi ti puoi immaginare che testa che avessero. Quindi, cioè, hanno avuto proprio dei pionieri anche loro, bravissimi. Tra l'altro, problema uguale opportunità, perché la prima auto con il servo sterzo nel 1951 è la Chrysler Imperial, che è un barcone che, cioè, probabilmente una costa crociera è più piccola. E già addirittura detentrice del primato dei freni a disco su 4 ruote, perché sti poveri cristiani in qualche modo, 7 tonnellate quelle che erano, perché poi metteremo, andate a vedere la foto su Instagram che la metteremo, di auto, la dovevano fermare in qualche modo, perché era un monoblocco di ghisa praticamente. Sì, infatti, cioè... È un tombino su ruote. Sì, un lavoro da matti. E addirittura su questo modello, giusto per appesantirlo un altro po', perché probabilmente in quegli anni la tecnologia non era tanto in là, li avranno fatti in ghisa
piena proprio, debuttano gli alzacristalli elettrici. Che lusso. Proprio un lavoro, ragazzi, cioè, immaginatevi dietro la targhetta air condizionata, alzacristalli elettrici, c'è cioè, tutto un elenco di targhette dietro, e più ne ha, meglio è. Ecco, passando invece a una cosa che questa Imperial avrebbe dovuto avere, lo stesso anno John Ettrick deposita il brevetto per l'airbag, e direi che sarebbe sicuro un passo miliare, una pietra miliare in fatto di sicurezza autostradale dopo la cintura, però sì, ecco, io sarebbe stata la prima macchina in cui l'avrei montata, probabilmente. No, però sei anni dopo, quindi nel 1957, ci fu la prima auto con il cruise control. Che dire, non avevi ancora l'airbag, però avevi il cruise control, quindi... Che culo! Bene, mi piacerebbe averlo anche adesso, ma però vabbè. Tra l'altro, cioè, diciamo, scherziamo, ma nel 57 la prima auto con il cruise control, io sulla punto non ce l'ho ancora, ma vabbè. Tra l'altro sulla punto non ho nemmeno la sesta, quindi questa cosa fa molto ridere. Ah, ecco, una domanda che volevo chiedere, ma secondo voi il primo cruise control era un cruise control meccanico? Qua dice elettrico. Quindi c'era già nel 1957 una centralina che comandava questa cosa, ma pensa a te, ragazzi. Apparentemente, questi americani. E poi arriviamo nel 2023 che abbiamo ancora le Abarth che si cappottano. Roba da matti. No! Dopo! No, no! Nel 1970, dopo una serie di esperimenti, nei decenni precedenti vengono commercializzati i primi modelli di auto con sistema ABS. Cioè, finalmente... Finalmente abbiamo inventato il servosterzo, gli alzacristalli, l'aria condizionata, il cruise control, ci mettiamo pure l'ABS, e cioè proprio siamo a livelli qui che... Siamo da papa. Siamo da papa. Facciamo un bel salto di circa 20 anni in avanti, nel 1997 viene lanciata la Toyota Prius, che non è proprio la prima auto ibrida, ma è di sicuro quella che si riuscirà a fermare come la ibrida per eccellenza, probabilmente. In altri 20 anni, quindi nel 2012, cominciano i primi test sulle auto che si guidano da sole di Google, e quindi niente, ormai siamo tutti spacciati. E quindi niente, è andata così. Andata così, è stato bello. Bravi tutti. Bravi tutti. Niente, questo era un bellissimo viaggio di circa un secolo, poco più, tra il mondo che ha legato i motori alla società. Menzione d'onore alla Fiat Multipla, che mi sentivo molto di... Così, generica. Sì, perché sì, perché cioè, ha forgiato milioni di italiani negli anni di debutto nel suo massimo splendore. E, cioè, penso tra l'altro che un esemplare si è esposto, non mi ricordo se al MoMA o... Sì, beh, perché comunque ci vuole del coraggio per mettere in un museo una Multipla. Quindi... No, ma sì, ma tipo al MoMA a New York, capito? Sì, 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 infatti, tra l'altro sono quei musei che bisogna anche andare a vedere prima di morire, almeno una volta nella vita, perché meritano tanto. Perché c'è una Multipla dentro. Infatti c'è una Multipla, io vado là per la Multipla. Se parti con il tuo carro di cugno, secondo me ci arrivi entro qualche decennio al MoMA. Arrivarci ci arrivi, però poi non ti fermi. Perché sulla vai contro la Statua delle Libertà e poi scendi. No, ti schianti sulla Multipla cercando di dentro bene, proprio. Perché così la cartocci sicuramente diventa più bella. Benissimo. Dopo aver perso metà della nostra fanbase insultando la Multipla e soprattutto la Abarth. Vabbè, a parte gli scherzi, si scherza, sono i luoghi comuni sulle Abarth e sulle Multiple, dai, non li penso davvero. Insomma. Se sono luoghi comuni, un fondo di verità c'è sempre. Sempre. Va là. Smettetela. Besughi. Bene, allora, come sempre, noi vi rimandiamo a tutti i nostri social. Instagram, YouTube, Telegram. Telegram. E le ruspe. I bambini. La mozzarella, il prosciutto. Il pomodoro. Il pomodoro. Noi come sempre ci rivediamo qua martedì prossimo a piantare delle patate e andate a vedere il nostro profilo su Instagram installate sulle vostre automobili i freni non come si faceva nel 1700. E lo sterzo, anche lo sterzo. E se non ce lo avete, usate una se non ce l'avete per... potete fare il passo dello Stevie in discesa. Però dritto.
Io direi che l'ignoranza sia dilagata del tutto, quindi per non peggiorare le cose, vi diamo un abbraccio, vi salutiamo e vi rimandiamo a martedì prossimo. Ciao! Ciao! Ciao.